Rivarolo, lunedì 29 settembre, alle 20, si terrà la prima seduta di consiglio comunale dopo la pausa estiva. 11 i punti all'ordine del giorno, tra cui le interrogazioni avanzate dai gruppi di opposizione. Alessandro Chiapetto, Movimento 5 Stelle, ne ha presentate due. La prima relativa all'ordinanza di rimozione e smaltimento copertura in amianto del deposito situato presso Villa Vallero, ordinanza approvata a fine luglio per una spesa totale, IVA inclusa, di 21.350 euro. Il movimento chiede spiegazioni alla giunta Rostagno, circa il costo elevato e sul motivo per cui i lavori, pur dettati da un'ordinanza urgente, siano ancora fermi. La seconda, invece, riguarda la decisione dell'amministrazione Rostagno di spostare il monumento dei caduti. Chiapetto domanda il motivo e i costi, oltre a richiedere che questa presa di posizione venga condivisa dai cittadini. Rivarolo Sostenibile, capeggiato da Marina Vittone, punta invece il dito sulla pedonalizzazione di via Ivrea, chiedendo le modalità e la tempistica con le quali verrà attuata la sperimentazione. Una seconda interrogazione presentata da Vittone riguarda la nomina dei componenti della commissione edilizia, in particolare la procedura usata, e se è stata adottata un'adeguata pubblicizzazione della selezione dei componenti e quale era la documentazione richiesta e fornita dagli aspiranti. Infine un'ultima interrogazione concerne l'ordinanza emanata per ottenere dai privati cittadini la pulizia dei fossi e l'abbattimento di alberi pericolanti. Quale metodo e quali tempistiche verranno adottate per mappare le irregolarità sul territorio e prevenire nuove ostruzioni della rete irrigua, con conseguenti nuove inondazioni?